Oggi siamo qui ospiti dell'Università di Torino e in particolar modo dell'incubatore universitario 2i3t, dove siamo capofila di questo progetto che è ECORIS, un progetto al quale teniamo moltissimo perché ha un carattere soprattutto esperienziale, nel quale ci confrontiamo su quella che è l'attività e su quello che si cerca di fare a livello locale per favorire il trasferimento della conoscenza dal mondo della ricerca e dal mondo universitario al mondo dell'impresa. È chiaro che noi presenteremo quelle che sono le nostre attività, anche perché lo sappiano Oltralpe, noi ci stiamo muovendo su due fronti, uno sul creare delle location per le nostre micro e piccole imprese all'interno dell'università, a carico nostro, in modo da poter ospitare sino a 10 imprese contemporaneamente che abbiano accesso diretto alla conoscenza e ai laboratori universitari, il tutto a carico nostro. Così come l'altra progettualità che si affianca adesso e che noi portiamo come attività esperienziale è quella legata alla facilitazione dei finanziamenti per quanto concerne il trasferimento tecnologico dalle start-up innovative e dalle due università torinesi al mondo dell'impresa tradizionale, quindi attraverso questo progetto che vedrete a breve, che si chiamerà Innometro e che stiamo anche pubblicizzando a livello europeo per far capire come ci muoviamo, noi faremo proprio in modo di favorire il rapporto commerciale tra la classica impresa e le start-up innovative e tra la classica impresa e l'università. Oggi c'è un particolare focus che avremo sul tema dell'ICT applicato in ambito sanitario, quindi il trasferimento tecnologico e dell'innovazione nella sanità. La sanità rappresenta gran parte della nostra spesa regionale, siamo oltre l'80%. Il grosso problema deriva proprio dalla capacità di investire inizialmente in ICT e quindi in tecnologia, però l'importanza che si ha nell'avere un fascicolo sanitario elettronico, una cartella clinica elettronica, nel poter adoperare la telemedicina, il telemonitoraggio, la teleassistenza, chiaramente nel lungo andare si trasforma non solo in un risparmio, ma anche in un miglioramento della qualità del servizio che prestiamo al cittadino. Abbiamo un gap da colmare che è veramente ampio, io parlo a livello nazionale, noi oggi spendiamo in ICT, in sanità, circa 20 euro a persona in confronto alla Danimarca dove ne spendono ben 70. Abbiamo punte chiaramente migliori sicuramente nel nord-ovest dove risiediamo noi proprio a livello regionale con circa 34 euro rispetto per esempio alla Calabria dove la spesa per ICT in ambito sanitario è di soli 12 euro. È una situazione che va chiaramente mutata e per far questo bisogna agire non solo a livello politico ma anche a livello di direzione generale delle strutture sanitarie proprio per investire maggiormente in innovazione.